tutti, Shurma, e benvenuti da Giocherina in questo nuovissimo episodio su Layers of Fear. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 40 like per questo nuovo video. E io di nuovo, come sempre ragazzi, come in ogni gioco horror, come ogni volta che faccio un nuovo episodio, non vedevo l'ora di ritornare su questo gioco che già la volta scorsa ragazzi, diciamo che è stato capace di impressionarmi un pochino, soltanto un pochino, per cui il quadro sta continuando a prendere forma, anche se effettivamente questa forma io non riesco proprio a capire cosa diavolo sia. Per cui la volta scorsa, ragazzi, avevamo trovato come secondo elemento questo qua, questa meravigliosa boccetta di sangue umano. Ha pure spiegato nel dettaglio come ha preso quel sangue. Questo continua a far rumore, ragazzi, non capisco perché. Ci deve essere qualche... Ah, ok, questo elemento. Attenzione, allora, ragazzi, quando c'è questo rumore vuol dire che c'è tipo un ricordo di cui accorgersi. Oh, stop looking at me like that. It's just a little something to help me focus on my work, that's all. Certo, si comincia così, si comincia con una piccola borraccia e poi si finisce. Ah, non ci sono più i bauli, c'erano due bauli l'altra volta con tipo 10 miliardi di bottiglie di alcol e poi si finisce con 10 miliardi di bottiglie di alcol. Perfetto, ragazzi, non ci resta che andare di nuovo fuori dal nostro studio, che attualmente sembrerebbe essere la stanza più sicura di questa casa orribile. Emerge una forma, sicuramente, guarda. Oh, quest'oggi la casa ci accoglie con una musica non poco confortante la cosa. Questa ovviamente è chiusa, ma cioè, pure se non fosse chiusa a chiave, direi che più chiusa di così non si può. E d'accordo. Ah, ok, mi stavo dicendo la musica. Ah, porca vacca! Zozza! Zozza! Ti sei divertito? Va bene così, guarda, va bene così. L'armadio è chiuso. Va bene così anche questo. Direi di continuare ad aprire tutti gli stipetti, ragazzi, che troviamo. Stipetti, cassetti, fa pure rima, anche se la cosa non era voluta. Acquerelli, non so cosa diavolo siano ste cose. Qua non c'è una cippa di niente. Libri, libri a volontà. Suppongo che questa porta... Ok. Allora, abbiamo cominciato piano piano questo gioco. Le cose sembrano peggiorare di volta in volta, ragazzi, e non poco, diciamoci la. La sincera verità. Chi è che è così arrabbiato? Ah? Cioè, così mi accogliete? Davvero? Lanciando via quel povero pianoforte, che male va fatto? Oh! Per favore, fammi sapere il prima possibile, ok? Gli è stato raccontato il dettaglio di quella che sembrerebbe essere una storia. E quindi forse, non so, doveva farne un'illustrazione, qualcosa. Allora, l'accesso lì, ragazzi, è stato totalmente bloccato, per cui non ci resta che addentrarci di qua. Ok, ragazzi, oggi non so perché, ma c'ho un non so che di inquietudine dentro a giocare questo gioco, quindi non sono tranquilla per niente oggi, cioè perlomeno non ci sto andando scialla come ci sono andata le altre due volte, questo è poco ma sicuro e non so perché, va bene? Ok, come sempre non c'è niente. Apriamo pure questa stanza. Ok, questo intermezzo non mi dice niente di buono e probabilmente avrò ragione su questa cosa. Va bene. Ecco, blocco dell'artista, eh? Blocco proprio della porta, blocco dell'accesso. Ovviamente. Allora, ragazzi, potete... Potreste... Oh, Gesù. Raga, non ce la posso fare oggi.
Sarà che il tempo pure è brutto, qua sta piovendo, è orribilmente uggioso. Oggi no, non ce la posso fare. No, e vabbè, ma sono io? Ok, sono io. Va benissimo così. Può andare benissimo così. Ok, questa non ha accesso. Mi hanno fatto entrare nella stanza. Madonna, raga. Allora, il modo in cui questo gioco cambia tutto è veramente senza pari, direi, perché è pazzesco, ragazzi. Giugno, non scordarlo. 9 giugno? Che cos'è che non dovrebbe scordare? Non lo so. Ripeto, il modo in cui questo gioco cambia tutto è allucinante, ragazzi. Incredibile. Ok, è chiuso. Sì, qua non c'è niente. Va bene, allora io vado via. Sì, andrò in quest'altra porta. Vi prego, non sbattetela, non rompetela, non scaraventatela. Non mi vanno. Ah, mi hanno fatto accendere la luce. Incredibile, ma vero. Qua un altro foglietto, vediamo un po'. 15 settembre, altre note oggi, anche peggio di prima. La parte triste è che concordo con ogni parola. Ah? Guarda, certe volte davvero, amico, non ti seguono i tuoi ragionamenti, però, eh? No. Ah, di nuovo qua? Mi avete portato di nuovo qua? Davvero? Sì, però. Oh, vedi che avevo detto io come fate ad avere tipo 10 miliardi di libri? Vedi che lo dico sempre. E poi succede questo, che magari li chiudi tutti dentro una stanza, ma i libri arrivano a un certo momento in cui si ribellano e dicono: oh, faccio uscire, pezzo di merda. Dove dovrò andare prima? Non lo so. Questa posso accenderla, ovviamente. Ok, evidentemente dovevo andare prima di qua, per cui fatemi vedere se quest'altra porta qua è chiusa. Questo stipetto posso aprirlo. Pennelli, niente di che. Ok, questo pure posso aprirlo. Niente di che. Però, mi dovete dire, insomma, dove devo andare? Come faccio a decidermi? No, scusate, davvero. Vabbè, proverò ad andare prima di qua, visto che ci siamo. Oh, ok, forse preferivo non venirci, ingrati, ignoranti, stupidi ciechi, cretini, ingrati e tutto il resto, oh Gesù. Va bene, sì. Ugly, you ordered a true portrait, so that's what I painted, you fucking pleb. Maybe I need to kick some artistic sense into your stupid face. È diventato poco nervosetto il nostro amico, eh? Ok, evidentemente gli commissionavano, ragazzi, delle opere, e visto che lui magari faceva, ragazzi, opere inquietanti, brutte, non so, chiamatele come volete, la gente glielo diceva, ma visto che lui stava fuori dai coccia, ovviamente non accettava le critiche. Non era più cosa, ragazzi. Benissimo, mi costringete ad andare di sotto? Va bene. Ok, andrò di sotto allora. Per quanto quest'idea non mi piaccia, vi dirò proprio la sincera verità. Ci andrò lo stesso e posso accendere per fortuna un po' di luci. Grazie al cielo. È un disegno? Si può interagire e mettere nella stanza, no? Pensavo di sì. Ero convinta di sì. Allora, alcune lampade me le fanno accendere e altre no, ragazzi. Allora, tutte o nessuna comunque. Qua, vabbè, c'è niente. C'è niente. Andrò via. Bene, altri corridoi. Dovrebbe essere un telefono. Cosa diavolo è? Da dove viene sto suono? Aspettate, aspettate, leggiamo prima questo. Madonna! Grazie.
relazione a lungo termine, e lui sotto c'è scritto un altro fottuto ciarlatano. Perfetto, per cui ragazzi ha chiesto... Fermi un attimo, per favore, datemi un secondo, perché non capisco cosa diavolo stia succedendo. Ragazzi, lui ormai è ossessionato da questa questione della moglie, o forse anche la moglie stessa ossessionata da questa sua condizione. Hanno chiesto, ragazzi, 16 diversi medici pareri su questi spasmi muscolari, e a quanto pare, ragazzi, lei stava vivendo anche altre condizioni fisiologiche che però sembrano essere legate a questioni psicologiche. Per cui, in poche parole, ragazzi, pure la moglie mi sa che se ne era uscita di testa. Va bene, sì, continuate a far suonare sto maledetto telefono. Ma che è? Ma che è PT? Ve lo ricordate PT, ragazzi? Io non l'ho giocato, grazie al cielo, ma purtroppo ho visto gameplay su quella demo. Oh, Gesù. Ok, grazie per avermi portato il telefono fin qui, grazie. Ma posso rispondere, almeno? Non mi fanno interagire, ragazzi. Andate a capire un attimo perché, io non lo capisco sinceramente il motivo, siamo di nuovo qua, presto comincerò a stancarmi di questa storia. Ecco, di nuovo ragazzi, otra vez, ancora. Ragazzi, a che gioco stiamo giocando? In tutti i sensi. Che stiamo a fa qua? Che devo fa? Che cosa volete che faccia? No, sinceramente, non so ragazzi. Ancora? Oh, mi sono rotta le palle, però. Ma sul serio? Di nuovo. Oh, mi fate fare qualcosa, però. Se provassi a fare il giro dall'altra parte? Boh, non lo so. Basta però, raga, cioè seriamente. Ah, porca vacca. Oh! Yes, Speak, che cosa? Non mi volete far parlare sto maledetto telefono. Yes, Speak. Oh, oddio. What fire? Oh god. Is she? Which hospital? I'm on my way. Ok, ragazzi. La telefonata attraverso la quale è stato avvisato che la moglie aveva avuto questo terribile incidente, a quanto pare. Ok. Vabbè, di nuovo qua? Ci siamo di nuovo? Non so, che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare, ragazzi? Eh? Quante altre volte mi volete far girare in questo maledetto loop? Ah, ecco. Mi sa che abbiamo finito qua? Basta che adesso... Ecco, non vi arrabbiate però, se io voglio andare via da questo loop infinito. Ah, perfetto, era ora che mi deste una porta. Forse volevo rimanere in quel loop infinito. Ricordi senza riposo, irrequietisi. Va bene, forse preferivo rimanere lì. Ah! Che caspita era, ragazzi? Oddio Gesù. Oddio Gesù. Ok. Non sapevo di essere nel mondo di Alice nel Paese delle Meraviglie, dove tutto può essere al contrario. Sì. Che caspita però. Oddio ragazzi, che oggi non lo so, che oggi in questo gioco, che oggi non lo so. Ok. Qualcosa, no, niente. Ok, uno dei tuoi famosi meravigliosi disegni. Che meraviglia! I ratti si sono anche evoluti. Orrori volanti, silenzio, svolazzando di continuo, mangiando altri ratti. Ah, so pure cannibali. So pure cannibali, sti cosi.
Belle notizie, me dai, eh? Mai un bel disegno di qualche unicorno rosa che vola tra nuvole fatte di zucchero filante o roba del genere. No. Va bene, ragazzi, allora adesso. Stavolta mi ero fatta un attimo coraggio, ragazzi, proprio un attimo, proprio tipo un millisecondo coraggio, stavo a dire, sto arrivando, no? Va bene, no, 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 no,
Va bene, sì. Va bene, no. Va bene, no, un paio di palle. No, non va più bene. Non va più bene, basta, basta, eh. Basta, per favore, ragazzi, a giocare con le tende. Che poi la mamma si arrabbia. Gesù, Giuseppe e Maria. Oddio, no. Oddio, no, non mi fate ste cose. Non mi fate ste cose. Oddio, Gesù. Ok, ritroviamo un attimo il nostro coraggio, eh? Ok, sì, sono coraggiosa! Queste cose le odio, ragazzi, quelle figure, eh? Io le odio, va bene, dal più profondo del mio cuore, le odio. E io sto giocando a questo gioco, maledizione, in cui ci deve essere una di quelle figure. Guardate voi il caso ha voluto che ci fosse una di quelle figure. Ah, di nuovo l'ascensore? Allora, l'ultima volta che sono stata in ascensore, mo ci vuole. In lontananza, nell'oscurità di un corridoio, abbiamo visto una figura poco amichevole. Stavolta manderò la... Ok, no, di sotto no. Però di sopra non è che l'altra volta è stato molto meglio, quindi... Ok. Arriviamo qua oggi. Va bene, che dice? Abbandonala finché puoi... Se parlate di quella figura l'abbandonerei volentieri, guardate. Mi pubblichi di alcun tipo, puoi ancora riottenere i tuoi figli. Ok, quindi ce l'avevano avuto la bambina. Oh Gesù, Giuseppe e Maria. Cioè, allora ragazzi, no, parlamone. Sti due non ci stanno totalmente con la testa, a quanto pare. Cioè, manco la moglie evidentemente era più in condizioni mentali decenti e avevano una figlia. Questo mi è stato a dì, davvero, ragazzi. Questo mi è stato a dì, ecco, un'altra camera di queste. Io già lo so, mo, che deve succedere. Già lo so. Oh, va bene, pensavo fosse... un'altra di quelle camere magiche che vanno sempre cambiando, no? Cose del genere. Va bene. Ok. Devo tirare per forza, no? Pezzi di merda che non siete altri. Cosa c'è qui dentro? Gesù! E i topi pure ci mancano. Che ho fatto? Non ho calpestato uno? Che qua non ci si vede, ragazzi. Non si vede niente di niente. Allora, no. Vabbè, sì. Ah, un altro. Scusate, cioè, però se voi state qua, io non vedo assolutamente niente. Ok. Continuiamo ad andare avanti. Ok, questo posso buttarlo giù, perché questa è chiusa? O posso aprirla? Oh, posso aprirla. Wow, di nuovo un bagno. Yuppidù, le camere migliori della casa. Ecco. Vedi che lo sapevo. Gesù. Vedi che faccio bene io a non fidarmi mai dei bagni. Oddio. Oh.
galleggianti e silenziosi intasano gli scarichi, pelliccia nell'acqua, niente bagni per me. Basta, 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 basta. Ok, è andato di nuovo a fondo. Vabbè, dovete per forza farmi vivere un incubo per farmi trovare un maledetto disegno? Che cavolo. Ah, va bene, quindi questo qua non se la va manco più, fatemi capire. È diventato talmente ossessionato da sti topi che non se la va manco più. La luce non funziona bene. Vabbè, questo è chiaro. Ok, questa è chiusa a chiave. E va bene. Ok, ok. Va bene. Non funziona, funziona, non funziona. Ma funziona o non funziona? Pure questa è chiusa. E quante porte, maledizione, che ce devono sta. Ok, pure questa è chiusa. Beh, speriamo che questa non lo sia. Ah, perfetto, di nuovo qua. Ah, questa volta addirittura mi danno 4 porte. Va bene. Va bene, chissà perché me l'aspettavo. D'accordo, ragazzi. Ok, la finiamo con questi giochini. Oddio. Un'altra volta. Un'altra volta, Gesù, caspita del... Dio, raga, è bruttissima sta cosa, oddio, oddio, è bruttissimo, oddio, 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 raga, oddio, raga, oddio, raga, oddio, 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 non ho mai visto una cosa così angosciante in vita, ve lo giuro, oddio, sta visione è così, non si affronta, no, 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 non si affronta, oddio, raga, è bruttissimo. Non so se mi sta a fa male o che è bruttissima sta cosa. Ok, ok. Sì, sì, de sotto, guarda. Urrà, non vedo l'ora. Non ci si vede, non vedo bene. Non so perché c'ho sta visione così. Non so se è una cosa normale o no. No che non lo è. Non può essere normale una visione del genere. Vorrei capire di che metanfetamine o LSD te sei fatto, amico, eh. Vabbè, ma... qua effettivamente, a parte far scricchiolare un po' il pavimento... Oh, interessante reazione, davvero. E che schifo, minaccia pendenza. Vabbè, sti topi sono dappertutto, sono capaci di volare, sono capaci di nuotare, sono capaci di fare qualsiasi cosa, sanguisughe pelose, ho paura a guardare in su. Che schifo! Ovviamente la prima cosa che uno fa è guardare in su, perché stanno sparendo tutti i teli da sopra i mobili? Perché mai dovrebbero sparire? Non lo so. Oh, il pianoforte, che a quanto mi sembra di aver capito è un elemento importante per noi, vero? Ecco, vabbè, ciao. Vabbè, capito, guarda, il pianoforte non lo tocco mai più in vita mia, ok? Mai più in vita mia, ogni volta succede qualcosa. Vedi? E vedi che faccio bene, qua c'è qualcuno. Vabbè, oh. Perdon, Gnosis. Ok, sì. Va benissimo, ragazzi. Possiamo fluttuare anche noi? Che meraviglia tutto ciò. Davvero bellissimo tutto ciò. Ma vedi, oh, ci decidiamo qua, deve fluttuare la roba oppure no? Oppure deve cadere, non è che mi cade qualche... dai, vabbè, sta proprio a piacere a torturarmi, eh? Oddio, vabbè, permesso, scusi. Sì, basta, basta, puoi smettere? Puoi smettere di suonare? Posso sfasciare in qualche modo sto coso? Emma? Che cazzo! Ok, ero appena rientrata dalla telefonata con mia mamma, che il tempo le toglie pausa! Era il momento clou! Dio, vabbè. I needed to remove the flesh from the bone. At first I was lost as to how. But then I sawed it off with a handsaw, boiled it, then put the bone in a mortar. I had to get one, obviously. This was not something I'd done before.
Finally, I mixed the dust with some white paint. It made for a lovely undercoat. Madre mia. Grandioso, amico, grandioso. Allora, non bastava la carne. Non bastava il sangue. Non vedo un accidente, ragazzi. Davvero, non vedo niente. Non bastava la carne, non bastava il sangue. Ah, le scale. Pure le ossa, giustamente. Cioè, che altro hai usato, quindi? Cioè, che ci manca del corpo umano? Gli organi? Ci manca qualche organo, avrà usato anche qualche organo. Qua c'è pure la luce. Pensate che meraviglia. E mo me la date la luce. Pezzi da merda, vabbè. Ok, eccoci qua, nel nostro studio assolutamente meraviglioso. Lupi, che meraviglia! Sì, la nostra collezione di disegni continua ad allargarsi. E vai! Va bene, ragazzi. Allora, aggiungiamo pure quest'altro elemento. Per vedere completare la nostra opera meravigliosa. Ecco qua. Continua a non riuscire ad interpretare cos'è questa roba, però fa niente. Non fa niente. Prima o poi qualcosa ce lo vedrò. Bene. Che succede se fallisci, giusto? Se fallissi. Se fallissi, caro mio. Vabbè, ragazzi, allora, oggi direi che abbiamo vissuto tante meravigliose emozioni. Abbiamo trovato il terzo elemento, ce ne mancano altri tre, a quanto pare. Per cui riprenderemo da qui la prossima volta. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e un bacio a tutti, ragazzi, ciao! Vi ricordo, ragazzi, che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!